ciao bambini! Ciao, vi ricordate? La tana? Bene, stiamo giocando a nascondino. Ho costruito la mia tana per giocare con voi. Possiamo chiudere le tende e sparire. E sicuramente qualcheduno ci verrà a cercare. Il fratellino, la sorellina. Da me sta venendo il mio cane Flipper, che vuole giocare con me in questo momento. Ma sapete anche che cosa possiamo fare all'interno della tana? Bene, possiamo avere tantissimi giochi. Può essere uno spazio tutto quanto per noi. Possiamo mettere dei peluche con cui stare. Possiamo guardare un libro, guardare delle storie. Oh, possiamo avere uno spazio tutto per noi, con dei comodi cuscini, in cui poterci addormentare dentro la nostra tana. Possiamo far finta di essere degli indiani e essere dentro un bosco verde. Magari perché no? Perché non costruirla in giardino, fra gli alberi, fra le foglie e un bello spazio verde? La mia tana si trova sul terrazzo. Voi, vedete, ci sono tante piante dietro. Voi potreste farle direttamente dentro al vostro giardino oppure nella vostra cameretta. L'importante è che sia uno spazio tutto quanto per voi. Uno spazio semplice dove potete sperimentare, un luogo tutto vostro dove tenere i vostri giochi, i vostri piccoli oggetti che, di tutti i giorni che vi fa piacere. Può essere anche uno spazio magico. Sì, perché no? Perché non sognare di essere un indiano in una tenda? Perché non immaginarsi di essere nella tana dell'orso? Vi ricordate la lettura di Clarissa? A caccia dell'orso andiamo? Benissimo, potrebbe essere la tana dell'orso questa. Oppure le casette dei tre porcellini. Bambini, la fantasia non ha limite. Costruite la vostra tenda e la vostra tana e poi iniziate una nuova magica avventura. Basta un po' di fantasia e si può essere da tutte le parti. A presto bambini e buon lavoro, buona costruzione. Ciao!